Ciao a tutti ragazzi, eccoci tornati con un nuovo video. Benvenuti in questo speciale Halloween, perché oggi per 24 ore mangerò solo cibo a tema Halloween. Scusate se mi vedete assonnata, ma sono le 8:20 e mi sono svegliata tipo 5 minuti fa, quindi sono un po' così. Comunque, adesso iniziamo con la colazione. Per colazione, vabbè, c'è il solito latte che per me è immancabile, ragazzi, scusate, ma non può mancare. Poi il caffè, perché con questa faccia non può neanche mancare. Ma avremo dei biscotti e dei muffin a tema Halloween. Li ha fatti il mio ragazzo ieri sera, così proprio per questa colazione erano pronti e sono venuti troppo carini. Adesso li faccio vedere. La mia colazione è pronta. Allora, abbiamo latte, caffè e questi sono i muffin a tema Halloween che vi dicevo, che sono, se li vedete, a forma di tomba. Cioè, wow, sono belli. Avevo comprato questi stampini tipo 2 anni fa almeno, però non li avevo mai usati perché non sapevo poi come venivano. E allora ho detto, vabbè, quest'anno li voglio usare. E quindi sono venuti troppo belli. Ovviamente da questo lato gonfiano perché il muffin è rivolto al contrario, no? E poi lo girate. Però poi schiacciandoli da caldi, schiacciandoli con qualcosa, vedete, loro prendono comunque una forma un pochino meno tonda e quindi riescono a stare in piedi. Sono troppo carine. C'è pure la croce, cioè sono fatte bene. Troppo bello, questa è più bella forse. Qua se n'è andato un pochino, insomma, così, però vengono troppo carine. E così qua sono i biscotti a forma di zucca e di pipistrello. Biscotti integrali molto spessi, però anche questi molto carini, così da pucciare nel latte. Buona colazione! Colazione fatta, vabbè, fatta 2 ore fa, nel frattempo sono passate 2 ore perché sono le 11 e ho fatto un po' di cose, ho sistemato così un po' in generale e ora stavo editando, stavo finendo di editare il video che deve uscire ora, cioè devo uscire l'altro giorno, però poi ho rimandato eccetera, quindi uscirà oggi, che per voi è ieri, ma vabbè. Voi forse l'avrete già visto. Devo editare soltanto i saluti iniziali e finali. Quindi solo quella parte, poi metto una musica e via, il video è pronto. Quindi adesso continuo perché devo farlo dal telefono, perché ormai che ho il computer, potrei farlo anche dal computer, solo che ancora devo imparare un po' il programma di editing. Cioè quello che uso nel telefono c'è nel computer, ma dovrei pagare 30 euro e quindi non lo so se voglio spenderli, visto che non è che monetizzo, quindi non ho entrate, non ho altri lavori, quindi insomma dovrei spendere proprio 30 euro così. Quindi non lo so, ci sto pensando. Comprare invece il programma, quello proprio pro, quello proprio super, cioè eccetera, quello mai nella vita, perché costa 299 euro, quindi magari quello no, quello è un po' eccessivo. Per i 30 euro ci sto pensando, però non lo so. Quindi nel frattempo sto cercando dei programmi di editing gratis. Ne ho trovato uno che è super professionale ed è pure gratis, ma è troppo professionale per me. Cioè io sono una capra in queste cose. Nel senso, la tecnologia mi piace, mi appassiona, eccetera, eccetera. Però siamo arrivati a un punto di troppa tecnologia. E quindi un attimo devo capirci qualcosa e quindi per il momento continuo ad editare dal telefono. Nel frattempo però mi sto cimentando un po' nell'editing anche dal computer, così poi userò solo il computer. Comunque adesso finisco quello che devo finire perché fra poco devo scendere da mia nonna. Siamo arrivati al pranzo e oggi mangeremo pasta ai piselli, questa qua che è verde. Quindi no, dovrebbe tipo mettere paura, tra virgolette, con crema di zucca, che ora appunto farò la crema. E poi questi burgeroni al prosciutto cotto, che però io me li farò a forma di zucca. Cioè uno lo farò a forma di zucca. Volevo fare la pasta dell'anno scorso, perché effettivamente ce l'ho ancora. Non mi chiedete perché ho omogenizzato così a muccio. Comunque, a parte questo, ce l'ho ancora la pasta, quindi potevo fare quella. Però ho detto, vabbè, l'ho fatta l'anno scorso, quest'anno potrei farla, però niente, faccio questo perché siccome è verde, ricorda magari il colore, boh, degli zombie, non lo so, sembra un colore halloweeniano, no? Poi combinato con la zucca,
secondo me è una pasta che farà, tra virgolette, paura. Parlando di verde, farò anche l'avocado, farò una cremina di avocado condito da mangiare come contorno con i burgeroni, che poi io chiamo prosciuttotti, non ditemi neanche questo perché. Ho trasferito la zucca qui e adesso la frullerò, così mi ricorda veramente Halloween. Fusilli di farina di piselli con crema di zucca, che così vedete ha questo colorito un po' strano, un po' così in tema secondo me. Qua ho fatto le formine del burgerone, due zucche e un pipistrello, poi altro non sono venute e gli scarti insomma sono questi qua. E qui c'è la crema che ho fatto di avocado, avocado con sale, zucchero, un po' di maionese e l'olio. Questa è quella che è avanzata e niente, buon pranzo. Buon pomeriggio ragazzi, vi aggiorno su questa challenge delle 24 ore. Allora, il pranzo è stato troppo buono, non avevo mai fatto le formine dentro i burgeroni, mai fatti, però belline, insomma, cose belle da fare, magari anche per i bambini. La pasta, non lo so, non la ricomprerei sinceramente, cioè è stata buona, però non lo so, allora da cruda l'odore non si può sentire, cioè veramente palesemente erba bagnata. Poi da cotta no, da cotta sa di piselli. Forse ho messo poco sale io, no, non lo so, o forse ho sbagliato a mettere la crema di zucca perché magari era dolce, non lo so. Magari la riproverò, però se in caso non mi piace niente non la prenderò, cioè nel senso è sopportabile, è mangiabile ovviamente perché insomma... alla fine è buona, nel senso si può mangiare, però non ne vado pazza, ecco. Come merenda nulla, perché niente, non l'ho fatta, di solito la faccio, però niente, non, proprio oggi, sarà il tempo, perché il tempo è troppo brutto, ragazzi, qui in questi giorni in Sicilia proprio il tempo è orribile, veramente brutto brutto, e quindi niente, non mi va. Invece stasera faremo degli hamburger a tema mostro, che poi di tema mostro c'è soltanto il formaggio e poi il ketchup, perché magari per stimolare il sangue, così. Ah, volevo dirvi anche questo, ci ho pensato ora, se vedete poche cose a tema Halloween, tipo le cose della Lidl, ne ho prese appunto poco o niente, proprio soltanto le patatine che non lo so se useremo stasera, perché qualche giorno fa che sono stata da Lidl non ho trovato nulla. Io volevo prendere anche la zucca per intagliarla con voi, magari per fare oggi lo speciale di Halloween con la zucca come ho fatto l'anno scorso, e intagliarla. Non l'ho trovata, non ho trovato proprio nulla, ho trovato la pasta ma già ce l'avevo e poi non l'ho voluto usare, e quindi mi sono voluta arrangiare tra virgolette con alcune cose che potevo fare a casa, oppure alcune cose che potevo trasformare in cose per Halloween. E siamo arrivati alla cena, come cena un bel hamburger e patatine. Allora, patate al forno, e la particolarità dell'hamburger praticamente qual è? Le fette di formaggio così a tipo denti del mostro, e poi senza farlo apposta il panino è con tantissimi semini, tra cui anche i semi di zucca che insomma sono un po' misti, quindi insomma non si vedono tantissimo, però ci sono anche quelli, quindi siamo sempre in tema. Però vogliamo stare ancora più in tema, perché nel forno ora ci sono delle fettine di zucca, appena saranno cotte le vedrete, quindi buona cena. L'hamburger è fatto con ketchup, maionese, cipolla, pomodoro, formaggio, e all'interno dell'hamburger c'è dello speck. Non l'ho mai provato questo tipo di hamburger, vedremo com'è, ma secondo me sarà buono. Ecco, arrivano adesso, la regia mi sta portando queste fettine di zucca che vi dicevo. Allora, alcune vabbè, non carboidrati, no, croccanti. Insomma, sono così molto carine, molto ustionanti, quindi aspetteremo un pochino. Ribuona cena. Questa challenge la concludo qui e spero che vi sia piaciuta. Io sono un pochino stanca perché è tardi, perché dopo cena abbiamo visto un film, After 3, che è uscito su Amazon Prime da, boh, non so, da pochi giorni comunque, e quindi abbiamo visto quello e ora basta, vado a letto e basta. Nulla ragazzi, quindi questo video io lo concludo qua, così vado a dormire, sono stanchissima. Se questo video vi è piaciuto, pollice in su e lasciate un commento. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, e se volete seguirmi sugli ultimi social, Instagram e TikTok, con il nickname di Dina Ponderesino scritto piccolo, ma trovate tutto giù in info box. Ragazzi, vi saluto, vi mando un grandissimo bacio e noi ci vedremo al prossimo video. Ciao!